A chi Messina ha consegnato la sua memoria, chi sono i personaggi ai quali sono state intitolate le strade della città e perché? Seguiteci in questo affascinante percorso urbano per scoprire fatti, vicende, personaggi, storie, avvenimenti, miti e leggende raccontate nelle vie cittadine. Bentrovati, le vie della storia oggi vi porta in via Pippo Romeo. Siamo ancora una volta nel centro della città, a pochi passi dal tribunale. La via Pippo Romeo incrocia la via Porta Imperiale e poi più a monte va a finire nell'antico quartiere, nell'antico rione del Tirone, un rione storicamente pregiato della città di Messina, mai riqualificato, ma questa è un'altra storia. Torniamo alla via Pippo Romeo, nel cuore della città, dicevamo, ma chi era questo personaggio e perché Messina lo ricorda? Ce lo spiega ovviamente anche oggi l'architetto Nino Principato. Don Pippo Romeo nasce a Messina nel 1733 e morirà sempre a Messina il 31 dicembre del 1805. Chi era Don Pippo Romeo? Era un personaggio molto importante in quel periodo nella nostra città. Era un poeta dialettale, era oberato da numerose parole, quindi aveva anche dei problemi economici, dei problemi proprio di sostentamento. E amava dire sempre questo: compagni indivisibili della mia vita infame sono penuria estrema, bisogno grande e fame. E fu autore delle cicalate celeberrime in quel periodo, nel Settecento. Un attore, un letterato, un uomo di spettacolo, in grado di intrattenere il pubblico come un moderno cabarettista, ma con lo spessore culturale di un conoscitore di varie lingue e dialetti, compreso spagnolo e napoletano. Pippo Romeo era tutto questo e la sua capacità espressiva trovava sfogo nelle cicalate. Ma in cosa consistevano questi testi? Composti nella seconda metà del XVIII secolo, raccontavano la società messinese, alterando la realtà, esagerando, discostandosi dal possibile, ma mettendo comunque nei testi abitudini, descrizioni di luoghi, difetti caratteriali di personaggi stereotipati. Nelle cicalate, tra le figure caricaturali, è leggibile il momento storico della Messina di fine Settecento, città che subì la repressione della rivolta antispagnola, che attraversò un periodo di decadenza anche in conseguenza del terremoto del 1783, ma che manteneva una certa effervescenza culturale e intellettuale. Di Don Pippo Romeo non è pervenuta alcuna immagine. In base alle descrizioni tramandate, così lo ha rappresentato l'artista Francesco Blundo. Lui era anche confrate della nobile arciconfraternita di San Basilio degli Azzurri, che aveva sede dove oggi c'è il Monte di Pietà. Nel 1781 viene nominato console nobile di mare e di terra. Quando c'erano i carnevali a Messina, Don Pippo Romeo veniva sempre chiamato dall'Accademia Peloritana per recitare le cicalate e li recitava nel Teatro della Munizione, che è stato oggetto di una nostra precedente puntata delle vie della storia. Il Teatro La Munizione fu il primo luogo di aggregazione socio-culturale di Messina e venne realizzato laddove c'era una sala d'armi. Il terremoto del 1908 lo danneggiò senza farlo crollare, ma non venne recuperato. Oggi rimane la via della Munizione all'incrocio con il Corso Cavour, accanto alla Galleria Vittorio Emanuele. Il nome della strada ricorda quell'edificio culturale. Nel Teatro La Munizione arrivava Don Pippo Romeo, scendeva dalla carrozza, percorreva tutto il teatro, saliva sul palco e attaccava con le sue cicalate. Erano una presa in giro, mettere alla berlina tutti i difetti degli uomini e anche delle donne. Però una volta fece una difesa della donna,
nel 1781. La difesa della donna consiste in questo caso nell'ironizzare sulla stupidità maschile in un contesto di nobili, servi, bottegai e rappresentanti del clero. Lui stesso amava definirsi il naso dei nasi perché aveva questo difetto fisico, aveva un naso molto grande e quindi metteva in berlina anche se stesso. Da questa cicalata 1781, Carnevale, io vi leggo alcuni dei brani più importanti, alcuni dei brani salienti. Siamo a casa di un certo Filocamo, che era un personaggio messinese, un nobile, e che aveva al suo servizio un servitore che si chiamava Decu. Quindi Decu sarebbe l'antesignano del famoso Decu Babbu. Ancora noi a Messina, per intendere qualche persona che magari è un po' idiota, diciamo Decu Babbu. Bene, Decu nasce con Don Pippo Romeo nella cicalata del 1781, la difesa delle donne. Allora Filocamo cosa fa? Chiama Decu e gli dice: Decu, vai all'arsenale e comprami del caviale, perché aveva ospite il cappellano, quindi voleva fare buona figura. È una cosa nera, tu vai all'arsenale e ti diranno subito di che cosa si tratta. A questo punto io recito la cicalata. Questa possente bestia credette l'arsenale che fosse la bottega di un qualche speziale. Scende per il collegio e tutto franco e tosto va nella spezieria di Don Francesco Arrosto. E allora gli richiede questa cosa nera, però Decu ha dimenticato come si chiama. Allora lo speziale monta su tutte le furie, a un certo punto perde la pazienza e si rivolge a Decu così: dunca, diavolo, fattillo scrivere, mannai a da mamma che te figliò, voi turiaca che tali e quali ha lo colore di caviali. Bravo, bravissimo, così anzertò, lutato Dio che fu così, quanto ne vonno? Quattro tarì. Ah, la tariaca era un intruglio vomitevole che era composto da 54 ingredienti. Pensate che c'era pure la carne di vipera essiccata. Secondo loro aveva virtù terapeutiche, quindi guariva da diversi malanni. Però era una sostanza veramente repellente. Allora Decu che cosa fa? Torna a casa, c'è il cappellano, e il cappellano, che era ospite a pranzo di Filocamo, a lui si rivolge così: Decu, già che c'è caviale, rustamo due crustini, mettici spezi e sali, due fichi secchi all'ultimo, spicciami in carità. Il servitore subito, facendolo da cuoco, taglia crostin di pane, li mette sopra il fuoco, gli caccia poscia dentro quel grato vomitivo e glielo porta in tavola lietissimo e festivo. Il prete dà un morso, appena dà un morso strabuzza gli occhi, allora afferra Decu tutto incavolato e con un pugno lo butta a terra. Giunge a sto punto Filocamo e chiede: che fu? Caviti? E cava ad essere sto grande male portò turiaca per caviale. E cucci cuppa lo spaziale. Che spaziale, pezzo di ciglia? Il drum disse che ci assomiglia. E tanto bestia che t'impastò. Bestia fu arrosto, ma lo tapino, la vera bestia, fu lo parrino, perché sul lecito se l'ammuccò. Concludere, siccome noi con questa trasmissione Le vie della storia siamo fattivi, propositivi, proponiamo che via Pippo Romeo, che c'è la targa di marmo e che molte persone si chiedono, si domandano ma chi era costui, di aggiungere semplicemente poeta dialettale messinese 1733, che è l'anno di nascita, 1805, non costa niente, quindi ha un grande valore perché recuperiamo questo grande poeta dialettale, autore delle cicalate, e anche un valore didattico per i ragazzi e anche per le persone per capire la storia illustre della nostra Messina. Ed è tutto anche dalla via Pippo Romeo, a pochi passi dal Tribunale di Messina, dalla bellissima Chiesa del Carmine. Vi abbiamo raccontato un'altra storia, la storia di un personaggio di Messina che è ignoto ai più. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime puntate delle Vie della Storia.